Come nella nostra bella Italia, anche nel lontano regno dei Gorgonzoli, la situazione economica dei non luminosi era triste. Nel regno, il verde che annunciava la fine della livellata e il placarsi della nemesi andava via via mutando, sostituito dai caratteristici colori di Gorgonzopoli, non molto diversi dai nostri, se non nella luminosità. I non luminosi, con una formazione storico-culturale fondata sull'amore gorgonzoliano che tutto perdona, avevano il difetto di demandare ad altri la gestione del potere. Di questo erano ben consci i luminosi, scampati alla nemesi, come sempre accade. Tra i signori della luce abbondavano i furbi, privi di scrupoli, abili nella corruzione e nella truffa, tutti dotati di luminosa intelligenza. Il signore posto ai vertici del regno, terrorizzato per quanto era avvenuto, chiamò al potere un esperto, sostituendo il signore della luce, precedente gestore prescritto. L'esperto promise riforme, equità e giustizia per tutti e lo annunciò con gli allettanti termini della democrazia e nel rispetto del popolo sovrano. Gli ingenui non luminosi, abbagliati da questi linguaggi, si resero disponibili ad ogni sacrificio, pur di assicurare progresso e benessere alla patria gorgonzoliana. L'intervento dell'esperto fu terribile per i non luminosi, ma salutare per il regno che evitò il crollo economico. Tuttavia, i luoghi di cura dei non luminosi diminuivano sempre di più, in numero e in efficienza, mentre le unità produttive, oppresse da vincoli e balzelli, pressavano per ridurre i diritti degli operosi gorgonzoliani. Quest'ultimi, abbandonati anche da chi avrebbe dovuto sostenerli, organizzavano da soli manifestazioni di protesta e, sempre più, aumentavano i suicidi della disperazione. Le strutture carcerarie scoppiavano perché zeppe di poveracci. Mai tanti poveri gorgonzoliani avevano affollato le patrie galere. Per i luminosi, invece, incappati per disavventura nelle mani della giustizia, si trovava sempre il modo per tenerli fuori. Questi, con i loro atteggiamenti strapotenti e arroganti, rifiutavano ogni forma di sacrificio, facendo crescere la rabbia e i desideri di rivolta dei non luminosi, oppressi da tasse sempre inique. Intanto il debito pubblico, ormai fuori controllo, cresceva a dismisura. La disperazione dei non luminosi era grande. Le strutture produttive chiudevano e cresceva la disoccupazione. Di contro, imperterriti, i luminosi divoravano, anche grazie ai favolosi stipendi, il prezioso frumento. Qua un ballo in maschera, là un luminoso regalava ciondoli preziosi, più in alto, verso il nord, ruberie e truppe non si contavano. Altri, che sempre l'avevano avuto duro, complice la magia, prelevavano frumento per donarlo a figli, mogli e parenti. Mentre tutto ciò accadeva, ovviamente a loro insaputa, i guardiani delle finanze, usciti dal torpore che sino ad allora li aveva avvolti, fermavano falsi ciechi, inseguivano scontrini, cercavano evasori e quant'altro potesse essere utile a soddisfare le incontrollabili spese delle luminose locuste. Curiosa
la reazione delle piccolissime comuni di poveri gorgonzoliani, quando si scoprirono in debito con le manipolatrici economiche di circa 20.000 pezzi di sonante e durato fomento. Ma questo non a loro insaputa. Fu allora che il tirannello dei tirannelli, non saprei se il peggiore tra i peggiori, ma certamente abile pipperaio, si arrabbiò e gli esperti salvatori del regno lasciarono il potere. Allora il luminoso tra i luminosi alzò lo scettro e tuonò: Gorgonzopoli è in pericolo, si vada alle urne. Subito coloro che tutto potevano prepararono la solita leggina per assicurare frumento a quelli che stavano per lasciare i dorati palazzi. Nello stesso tempo videro la luce roboanti provvedimenti ricchi di indulgenze e divieti che non vietavano niente, ma utili a mettere al sicuro le luminose e disoneste locuste. Nulla si fece per la legge elettorale, alla quale tutti, con miserabili e furbeschi atteggiamenti, impedirono ogni modifica. I manovatori di sempre si misero al lavoro per assicurarsi la trionfale riconferma. Ogni tirannello si scelse un cerchietto colorato e quasi tutti vi stamparono il proprio nome e per addobbare le piazze si dietro delle bandiere, rossa, rossiccia, azzurra, verde e così via. Mancava la nera. Nel contempo si mobilitarono le servi di trompe parlanti e via balle. Tutti promettevano riforme, lavoro ai giovani, lotta alla corruzione, in galera gli evasori, tasse ai luminosi, frumento per chi moriva di fame, aiuti alle famiglie, lotta ai mafiosi, tutte cose che in anni e anni di potere i tirannelli avevano ignorato. Essi speravano così ancora una volta ad ingannare i non luminosi frognoni. Intanto preparavano le loro squadre di nominati, figli, figliastri, cugini, schiere di avvocati, amici degli amici, tutti privi di testa pensante, pronti al servizio e abili nel manovrare palette, ma più di tutto avidi di frumento. E la battaglia incominciò. I tirannelli, con l'aiuto delle trompe parlanti, all'unisono aggredivano i cerchietti dei pochi coraggiosi non luminosi che osavano gareggiare con loro. Questi erano a sentir loro antidemocratici, nemici del popolo, anticristo, tutti pericolosi da emarginare e mettere in condizione di non nuocere. La battaglia infuriava, le piazze si mobilitavano, i luminosi sfilavano imperturbabili e spavaldi e insieme a loro squadroni di attivisti e protettori pronti a qualsiasi evenienza. Pochi puntavano sui poveri, non luminosi, i ribelli, senza frumento, senza trombe, senza squadroni, senza luce. Però c'erano e il voto era segreto. Non sappiamo come finì. Il buon popolo di Gorgonzopoli scelse i tirannelli di sempre o trovò il coraggio di trillare come trilla il grillo? Chissà.